Ciao a tutti ragazzi, come potete vedere assieme a me ci sono Jordan, Flavia e Corrado e andremo a occuparci della preparazione dell'insurgent, quindi recuperare gli insurgent. Intanto scusate ragazzi, sta cavetto un attimo ne ca e non so se mi si sente, comunque vabbè, un attimo arrivo, vabbè, ok, pare che va. Allora, assieme a me viene Corrado e ci posizioneremo con la torretta, noi per lasciare scappare Jordan e Flavia, e vediamo un po' appunto come ci possiamo, noi come ci mettiamo e come organizziamo la fuga dalla cava per poi portare l'insurgent a destinazione. Tragitto per tutta Lumen ha questa particolarità. Sicuramente un colpo coinvolgente, ben studiato, progettato, un bel colpo. Quello che ha di meno bello sono le distanze da dover percorrere per iniziare la preparazione. I laboratori sono veramente imboscati quando dobbiamo fare il colpo e anche la tappa, la base. La logistica e la base logistica appunto è dislocata in un punto della mappa abbastanza scomodo. E ripeto, il colpo è ben fatto. Comunque, adesso andiamo a pensare a questa preparazione e in questo caso agli insurgenti. Spero che Corrado sia in serata tranquilla, come lo è sempre, perché se è in serata che non si fida di nessuno, attaccherà a sparare. Lo devo dire Corrado. Attaccherà a sparare. Senti, ridopo, gli altri pure lo dicono. Vabbè, attaccherà a sparare con la torretta dalla mattina fino alla sera per non lo so. Come se non ci fosse un domani, ma è poco. Per tutto il tragitto non stacca il dito dalla torretta, Corrado. Ma ogni tanto, il tuo ogni tanto rilasci significa che mezzo secondo, non lo so, il tuo ogni tanto non so quant'è. Comunque, mo vediamo. Quanto già ti sento. Vabbè, comunque, siamo arrivati alla cava, aspettiamo Flavio e Jordan. Visto molti andare in alto alla cava e cecchinare, non è una cattiva idea. Molti invece ci vanno di lanciarazzi. Lo sapete che per il canale non è nato con RPG o lanciarazzi. Noi siamo per andarci di carabina e Flavio ogni tanto proverà a cecchinare quando i nemici sono quasi tutti girati da un lato. Approfitterà di quei momenti per cecchinare. Ma ce l'ha meglio la botta che stavamo per aspettare. Andiamo. Vabbè, neanche uno è andato, raga, senza che ci abbiate pensato voi. Penso che ci abbiate pensato voi, va bene. E vabbè, scendo un attimo qui. Ok. Iniziamo la sparatoria. Appena io verrò preso da questa posizione, appena vedo che mi stanno prendendo, capriola all'indietro e mi riparo proprio perché questa sporgenza mi permette, come vedete, di ripararmi, di uscire fuori dalla gittata loro e vado a riparato. Controllo da questo lato che non salgano troppi nemici, quelli che ci scappano. E gli altri continuano a sparare al centro della mappa. No, raga, sto puntando a cavolo, sinceramente. No, ma io non lo vedo. Aspetta, no, quello è il giubbotto. Quello che dici tu non lo vedo, però. Aspetta. No, adesso ho visto sparare, ma non lo vedo. E che cacchio fai? Ci vai così? Sbroccavo. No, vabbè. Non eri nervoso oggi, no?
No, comunque non lo vedevo, tosta. Questo, Pacarogna, vabbè. No, io non la vedevo, sinceramente sulla minimappa non avevo neanche il segnino rosso. Tanto aspettiamo che Flavia e Jordan hanno fatto scorta di snack, scusate, di energia e di armatura, di giubbotti antiproiettili che sono qui dietro, e io prendo la P. Cacchio, è vero, Gio. Sì, scusa, l'ho messa male. Vabbè, dai, tanto va bene. Mentre sparava, ha detto Marco, ti sei ricordato di parcheggiare bene la T20, perché l'ho messa proprio in mezzo. Era morto. Vabbè, io sto provando comunque con la P a darti una mano, però poi appena possiamo scappiamo. Direi che al caso andiamo. E Jordan, Flavia, noi andiamo, ci allarghiamo un po', lo sai che lo spawn non mi piace qua. Ok. Sì, poi passi avanti appena sei in difficoltà, passi avanti e noi ti copriamo dietro. Allora, noi siamo armati di pistola P, anche io che guido, sia Flavia che Jordan sull'altro insurgent. Questo per aiutarci anche se abbiamo l'insurgent con la torretta. Perché comunque i nemici spawnano anche frontalmente. Tagliamo da questa parte, o meglio allunghiamo da questa parte per avere uno spawn più leggero, perché quella curva a gomito ci fa imboccare per forza tanti tanti nemici. Qui invece ne becchiamo un paio e poi andiamo direttino all'autostrada. Oh. Oh cacchio. Vabbè, ho sbagliato da poco. Per sicurezza potevi entrare dentro un po'. Hai iniziato a sparare, guarda? No, sai com'è. Poi dici che prendi le pause. Sì, Fabio, quando stai. Allora, passa avanti, vai. Sono tutti dietro, vedo adesso. Ok, non lasciare che ci stiamo vicino. Spara davanti e noi ricopriamo dietro. E questa è un po' la tattica che adopereremo per un po' della missione, perché poi verso l'aeroporto Mackenzie ci rinvertiremo le posizioni, andremo in avanti a spianargli la strada, perché lo spawn frontale è terribile e anche se sparano con due AP se ne esce a fatica. Con due pistole AP a sparare se ne esce a fatica. Questa l'ho presa proprio piena, la potevo ridare, vabbè. Eccoci. Fra, andiamo avanti noi. Cacchio, vedete quanto spawn c'è? No, 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 andate, andate, andate. Ma che hai fatto, no? Mi è laggato? Sì, laggi, fra. Porco giura. Vabbè. Allora, non ti fermare, fai 5, mi sono lo spawn. Lascia come pochi e noi ti copriamo. Vabbè, Jordan, tu spara quello che vedi. Minchia lagga. Non lo so. Cacchio, io sto messo di. Sto messo male. Sparo un attimo con Raph, perché sai com'è, non lo stai facendo, cacchio, che mi devo fermare. Ok, tu spara dietro e spara avanti, ma devo prendere gli snack, con Raph. Fra, voi come state messi? Sì, come un'altra volta, allora ti metti in caso di difficoltà, ti butti giù e ti ripari dietro l'insurgente, ok. No, ma noi stiamo venendo, adesso mangio qualcosa, sto dietro, possibilmente, perché sto messo male. Quanti cacchio ne sta spawnando? No, no, ma lagga pure a me, lagga un po'. No, ma tranquilla. Non è.
non è quel lag terribile che va tutto a scatti e non si capisce niente, è a tratti di una frazione di secondo e poi riprende. Prima t'ho visto laggare brutto, adesso si sta un po' ristabilizzando, diciamo così. E vabbè, dopo si sta. Sì, vai giù e riparati, adesso stiamo scendendo. Madonna, no. Come ci avviciniamo però vediamo le peggio cose. Comunque vabbè, è andata anche così. Quindi va bene così. Dalla dritta, fra. Vabbè. Allora ragazzi, Corrado, come vedete, prende le pause prima di sparare. E la missione, la preparazione l'abbiamo portata a termine con la torretta. Avete visto come ci siamo alternati con Flavia per coprirgli prima la fuga e poi spianargli la strada all'inizio e poi coprirgli la fuga. Io spero che la preparazione vi sia piaciuta. Ciao a tutti ragazzi, alla prossima.